assolti perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale Penale di Caltagirone, la dottoressa Cristina Lobue, che poneva sotto accusa un dirigente pro tempore della regione siciliana e tre imprenditori. Il processo, celebrato con rito abbreviato, poneva come accusa, sostenuta dal procuratore della Repubblica del Tribunale Calatino, il dottor Giuseppe Verzera, la tesi secondo la quale l'impianto fosse stato realizzato senza la prescritta autorizzazione, assunta legittimamente o in difformità da essa. Adesso sono attesi 90 giorni di tempo per conoscere le motivazioni della sentenza, così come precisato dall'avvocato Goffredo D'Antona, legale dell'associazione Rita Adria. Ma per intanto non cambia nulla, certo un po' cambia perché abbiamo avuto questa decisione, diciamo, non favorevole, però è ovvio che dobbiamo aspettare le motivazioni della sentenza per capire come si è arrivati a questa assoluzione e anche a non provvedere alla confisca. Però, ripeto, bisogna leggere le motivazioni del giudice. Quindi tutto viene rimandato ai prossimi 90 giorni? Sì, quando il giudice depositerà nei prossimi 90 giorni, entro i prossimi 90 giorni potremo avere le idee più chiare e poi eventualmente decidere ulteriori azioni giudiziarie. Alla luce dell'esito della sentenza è emersa la delusione da parte degli esponenti dei vari comitati non MUOS che nel corso degli ultimi anni hanno lottato affinché sul fronte della giustizia emergessero situazioni e circostanze che potessero impedire di fatto l'attivazione dell'impianto radar satellitare installato in una base americana a Niscemi, a fare trasparire un clima di delusione e anche Giuseppe Maida, cittadino di Niscemi. Una delusione parziale perché già parziale perché intanto c'è stato il rinvio a giudizio, che non è poco, ha individuato sette persone che potevano essere complici o protagonisti di questa vicenda, ma il giudice, e noi rispettiamo la legge, ha ritenuto una parte di essi di proscioglierli e di liberarli da questa ombra. Naturalmente proseguirà il processo il giorno 18 con altri tre rinviati a giudizio e vediamo che accadrà. Io rimango fiducioso perché si dovrà sapere la verità comunque chi è stato a ideare e chi è complice dell'ideatore di questa triste vicenda per tutti i niscemesi e per i siciliani.